Ciao ragazzi, siete sul canale Creare Cartamodelli e oggi creeremo appunto il cartamodello di una t-shirt. In pratica una base non solo per le t-shirt, ma anche per un loppetto, per un sweatshirt, per vari capi elasticizzati. Ho già preparato, ho iniziato a fare inquadramento per non perdere tempo. Prima però vorrei dire, t-shirt è un capo molto semplice, senza ripresa seno. Faremo il modello base sia donna che uomo. I particolari vi spiego contemporaneamente. Ora, le misure, se tu sei la prima volta sul mio canale e non hai il mio corso, riguarda il video come prendere misure, perché le misure sono tutto, devono essere precise e prese in modo corretto. Per la t-shirt però abbiamo bisogno di una misura in più e della torace, larghezza in particolare. Noi abbiamo misura ampiezza dietro o larghezza dietro, la stessa identica misura dobbiamo prendere sul davanti, va presa sempre tra un braccio e l'altro. Se abbiamo qualche magliettina con manica lenta, dobbiamo fare questo lavoro qui. Ora ho una giacca, ovviamente senza giacca. Facciamo questo lavoro qui e vediamo questo punto giusto. E misuriamo distanza tra un braccio e l'altro, senza andare dentro, mi raccomando, neanche per mezzo centimetro. Giusto questa distanza. In pratica, questi punti sono dove abbiamo una linea base del giro manica. Dobbiamo misurare questa distanza e questa è una misura in più. Poi per la t-shirt, se preferite precisa precisa, potete prendere anche diagonale della spalla, perché spalle, se abbiamo particolarmente spioventi, preferisco che prendiate questa misura. Spalle normali possiamo anche non prendere, visto che t-shirt è un capo poco impegnativo, spalla possiamo fare in modo standard. Iniziamo. Le basi per capi elasticizzati si possono realizzare su un quarto tutti e due davanti e dietro, oppure davanti e dietro posizionati accanto. Noi faremo la seconda versione. La prima poi, se vi interessa, successivamente vi farò vedere anche questa, che è molto semplice e si usa moltissimo per altri capi elasticizzati. Inquadramento è una specie di carcassa, larghezza totale del nostro modello a metà, quindi larghezza uguale semicirconferenza seno per le donne, semicirconferenza torace per uomini. Vestibilità non si prende se preferite una t-shirt aderente, molto spesso si fa così perché è tessuto elastico, morbido e quindi veste bene. Però chi preferisce leggermente più comoda possiamo prendere 3 centimetri circa o 3 e mezza. Per semicirconferenza seno o torace. Realizziamo un rettangolo. Livello vita, prendiamo misura lunghezza vita dietro, presa dalla spalla vicino al collo. Livello ascellare, prendiamo misura vita ascella e abbassiamo di 1,5 cm di vestibilità per la manica. Facciamo anche, qui non entra, livello bacino. Livello bacino è misura. Quindi inquadramento sarà fino al bacino, poi lunghezza ovviamente può essere anche più corta, come preferite, ma preferite realizzare il modello fino al bacino in modo tale da vedere bene il fianco. Facciamo settori dietro e davanti. Il dietro, la metà dell'ampiezza dietro più mezzo centimetro. Misuriamo da sinistra a destra. Sul davanti la stessa cosa, larghezza torace uguale per tutti, quindi metà della larghezza torace più mezzo centimetro. Così abbiamo ricevuto in automatico settore dietro davanti e questo qui rimane quello del giro manica. Possiamo notare che può venire un po' più stretto perché vestibilità non c'è e soltanto mezzo centimetro e mezzo centimetro prendiamo per torace e per il dietro.
Questi settori si possono definire anche tramite misura diametro spalle, se preferite, però questa misura è più attendibile quando facciamo t-shirt più larga. Potete prendere misura diametro spalle e fare metà del diametro spalle più mezzo centimetro. A questo punto i vostri settori saranno uguali, dietro e davanti. Nella t-shirt aderente preferibilmente no, perché comunque sia il dietro più largo e torace meno, qualcuno anche al contrario. E se noi settori facciamo in base al diametro delle spalle, può succedere che da un lato, dal dietro, dal davanti, il tessuto si ammucchia di più. Infatti nel mio caso è così, il mio dietro è 2 cm più largo della torace, è tanto, e se io dovessi fare adesso tutti e due settori uguali, io sul davanti avrò troppo tessuto sul giro manica. Invece così il giro manica sarà preciso, esattamente al posto suo. Ora dobbiamo fare innalzamento del davanti. Uomini fanno lunghezza vita davanti dalla spalla, presa dalla spalla vicino al collo. Per le donne, attenzione, fino alla taglia 46-44 compresa, possiamo innalzare di 1,5 cm. Le taglie più grandi successivamente di 2 cm. È possibile non prendere qui questa misura completa lunghezza vita davanti, perché la t-shirt è di maglina e non dobbiamo, senza ripresa, e non dobbiamo avere troppa differenza tra davanti e dietro. Se non avete tanto seno, potete misurare lunghezza vita davanti da misura. Altrimenti alziamo di 1,5 cm o 2 cm tagli più grandi e il resto della lunghezza sul davanti va recuperata dall'orlo. Scollo. Sul dietro abbiamo circonferenza collo diviso 3 più 1 cm. Nel mio caso sono 7 cm. Se qui vi vengono millimetri, potete arrotondarli. Non sono fondamentali in capi di maglina. Per esempio, se vi viene 7,5, potete fare 8. Arrotondate in più, non in meno. Profondità 1/3 della larghezza, ma comunque 2,5 cm per le taglie fino a 46 e poi possiamo scendere 3 cm. Mettiamo qualche punto per capirci. Mettiamo qui punto A sul vertice, B abbiamo livello ascellare, C livello vita e D bacino. Poi abbiamo B1 e B2. Finale abbiamo B3. Punti metto a casaccio, punti metto giusto per capire cosa stiamo facendo. Qui abbiamo quindi A1, A2 e A3. A4 sarebbe il nostro rialzo. Profilo spalla. Se abbiamo preso diagonale, misuriamo questa diagonale come raggio. Io ho 43,5 e facciamo un arco. Poi dalla scollatura che punto ci mettiamo? Facciamo punto 1, qui 2 e punto 3. Dal punto 1 misuriamo lunghezza spalla più mezzo centimetro volendo, se no solo lunghezza spalla, come preferite. Sempre come raggio. E abbiamo punto spalla. Unisco punto 1 con il mio puntino trovato, che sarà profilo spalla. Mettiamo qui punto S e questo profilo spalla. Se invece diagonale della spalla non
potete prendere per qualche motivo, potete fare anche spalla standard. Dal punto A1 potete scendere di 3 cm per una spalla normale. Se spalle sono molto alte, potete fare 2 cm e mezzo. Per spalle spioventi 3 cm e mezzo. E disegnate profilo spalla. Lunghezza spalla e scendiamo di 3 cm in media. Sarà uguale. Spalla standard va bene lo stesso. Scollatura del davanti. Dal punto A4 a sinistra misuriamo larghezza della scollatura, la stessa del dietro, nel mio caso erano 7 cm. Mettiamo punto A44. In basso A33, un centimetro in più della larghezza. Scollatura del davanti, questa è scollatura base, un centimetro in più della larghezza, quindi nel mio caso 8 cm. E andiamo sempre ad unire con una linea morbida e uniforme. Perché è scomodo. Sulla lavagna voi fate per bene. Profilo spalla del davanti. Allora, adesso ho dimenticato di un'altra misura in più che possiamo prendere, sia donna sia uomo. Si prende una misura diagonale della spalla dal punto seno. Sia donna che uomo possono prendere tranquillamente. Per fare questo dobbiamo misurare altezza seno. Ovviamente per trovare linea sulla quale posizionare questa misura facciamo distanza seno, altezza seno e mettiamo un puntino, eccolo. Da questo puntino dobbiamo fare sempre come raggio, come sulla schiena, la nostra misura. Dopodiché con il raggio lunghezza della spalla e troviamo sempre la nostra, il nostro punto finale del profilo spalla. Mettiamo un arco, qui avevo 12 e mezzo, e misuro un arco ed ecco il mio profilo spalla. E questo è il modo preciso. Abbiamo le spalle esattamente nostre. Altrimenti possiamo fare in un altro modo. Facciamo una linea rettangolare dal punto A4, prolunghiamo linea orizzontale e da questa linea misuriamo lunghezza spalla e scendiamo tanto quanto abbiamo sceso qui, 3 cm, sarà la stessa identica cosa. Guardate, io qui ho 3 cm, anche qui 3 cm. Vedete come si può fare la spalla? Questo è il metodo migliore. Anche quando abbiamo preso diagonale del dietro, anzi è meglio, perché diagonale del dietro già segna la nostra spalla precisa. Quindi sul davanti, per non prendere diagonale dalla punta seno fino alla spalla, possiamo fare questo. Linea orizzontale, scendiamo sempre degli stessi centimetri che troviamo qui, A1S. E troviamo il nostro profilo spalla. Troviamo linea del fianco. Linea del fianco troviamo dal centro esatto del settore scalfo. Nel mio caso sono 10,7, quindi 5,3. Oppure nella t-shirt è possibile anche semplicemente dal centro di tutta la larghezza. Misuriamo, in quel caso non sarà centrato sul settore scalfo il fianco, ma sarà esattamente al centro. Davanti e dietro avremo uguali. Si può fare sia così come faccio io, oppure in modo semplificato
dividere a metà il nostro inquadramento. Possiamo farlo. Disegno una linea verticale e ora possiamo completare giro manica. Giro manica non possiamo completare fino a che non avremo fianco, perché abbiamo punto di riferimento ovviamente dove dovrebbe finire scalfo dietro e scalfo del davanti. Misuriamo questa distanza dove profilo spalla incontra linea del settore dietro scalfo. Abbiamo, io ho 19 cm, voi avete misura vostra, e prendiamo 0,4 di questa distanza, meno della metà. Mi viene 7,6, faccio 8 cm, non è fondamentale, e disegno scalfo, filo spalla, e arrivare alla linea del fianco. Scalfo del dietro. Profilo spalla, ognuno di voi avrà diverso. Qualcuno avrà un pochino più lungo rispetto alla linea del settore dietro, un pochino, qualcuno avrà un pochino del dietro, però vicino alla linea. E questo perché qui abbiamo poca vestibilità. Quando vestibilità è tanta, chiaramente allarga il dietro e quindi profilo spalla potrebbe trovarsi dentro. È tutto normalissimo, partite comunque dal profilo spalla e disegnate la linea carina del giro manica. Facciamo la stessa cosa del davanti. Del davanti però a curvatura dovrebbe essere più bassa, quindi 0,35 di questa distanza. Abbiamo 21, un terzo sono 7 cm. Qui la stessa identica cosa. Io qui lo so che abbiamo aggiunto alla torace solo mezzo centimetro di vestibilità, quindi questo punto dove scalfo dovrebbe essere tagliato è perfetto e non deve andare né dentro né fuori. Ora il momento più importante. Questa è la mia figura, ho le spalle comunque abbastanza alte. E quindi il giro mi viene un po' così lungo. Una cosa fondamentale per le donne: da uomo rimane tutto invariato così come abbiamo disegnato. Dal momento che donne hanno seno, punto spalla qui risulta un po' più alto, quindi noi lo dobbiamo abbassare di un centimetro. Facciamo punto S1, abbassiamo di un centimetro. Segno punto S2 e rifaccio il mio profilo spalla. A cosa serve questo? Serve per evitare troppa lentezza qui, perché questa lentezza viene, è normalissimo, perché abbiamo seno che non è chiuso con ripresa seno. Quindi in tutti i capi di maglina per le donne dobbiamo sempre, anche oversize da uomo, facciamo questo lavoro. Scendiamo sempre profilo spalla di un centimetro del davanti e così noi tiriamo su un pochino il tessuto che qui cade bene. Maglina elastica, veste tutto alla perfezione senza lentezza eccessiva in questa parte. Fianco possiamo avvitare come ci pare e piace. Se preferite t-shirt dritta potete togliere proprio un centimetrino e realizzare una linea morbida. Se preferite più avvitata, io per esempio tolgo 2 cm, perché comunque garbo è migliore, cade, veste meglio così. Mentre bacino nelle t-shirt dovrebbe avere un po' di vestibilità. Bacino non può essere super super attillato, quindi 2-3 cm potete aggiungere alla circonferenza del bacino. Nel mio caso avevo aggiunto 3 cm anche in circonferenza, quindi semicirconferenza bacino con vestibilità ho 47 cm. Io qui ho fatto 1 e 1 e realizzo la linea del fianco. Quando le linee sono pronte, decidete quanto preferite lunga questa t-shirt. Se è lunga fino al bacino, allora
disegniamo fino al bacino. Se è più corta, vediamo quanto la vogliamo più corta e facciamo una linea della lunghezza preferita. Qui esattamente in vita facciamo passaggio morbidissimo, non facciamo linea a punta perché il nostro corpo non è a punta, non abbiamo le punte, quindi morbida. Non facciamo subito curva da questo punto, dal punto vita. Linea dovrebbe essere morbida e piano piano andare a curvare verso esterno sul fianco. E l'ultima cosa, facciamo l'orlo. L'orlo dritto così non va lasciato mai, in nessun capo, però a t-shirt a maggior ragione perché tende sempre di salire. Qui normalmente si scende, se avete utilizzato, per le donne parlo, a lunghezza vita davanti un pochino ridotta e avete di più, qui fate centimetri mancanti, quindi possono essere anche 2 centimetri o 1,5, mentre normalmente 1 centimetro. Uomini fanno 1 centimetro. Facciamo linea retta circa fino a metà, normalmente distanza seno, linea e distanza seno definisce questo tratto. E poi andiamo ad unire in modo morbido con vertice del fianco. Non vi preoccupate se qualcuno è la prima volta che realizza che sembra un po' abbassato l'orlo, indossato sarà perfetto. Sul dietro l'orlo resta così com'è, retto, perché non abbiamo perché il centro dietro abbiamo lasciato verticali senza inclinare, come facciamo per altri capi.